Se i miei versi fossero aspri e rochi, come si converrebbe al nono cerchio, sopra il quale si appoggiano tutti gli altri cerchi, io esprimerei più pienamente la sostanza della mia visione. Ma poiché io non possiedo tali versi, non senza timore mi accingo a narrare. Poiché non è impresa da pigliare alla leggera, descrivere il fondo di tutto l'universo, e non per mezzo di una lingua istintiva. Ma aiutino la mia poesia quelle muse che aiutarono Anfione a cingere di mura Tebe, così che le mie parole non siano diverse dalla realtà. O anime, più delle altre sciagurate, che state nel luogo di cui è difficile parlare, meglio per voi se foste state nel mondo pecore o capre. Non appena fummo giù, nel pozzo scuro, assai più bassi dei piedi del gigante, e io guardavo ancora l'alta parete, sentii dirmi: «Fai attenzione a come cammini, procedi in modo da non calpestare con i piedi le teste dei fratelli miserabili e doloranti». Per cui mi volsi e vidi davanti a me e sotto i piedi un lago che per il gelo sembrava di vetro e non d'acqua. Il Danubio in Austria e il Don sotto il freddo cielo non formano durante l'inverno una crosta di ghiaccio così spessa come era qui, che se il monte Tambura o il Pietrapana vi fossero caduti sopra non avrebbero scricchiolato neppure sull'orlo. E come la rana sta a gracidare col muso fuori dall'acqua in estate quando la contadina sogna spesso di spigolare, così livide e confitte nel ghiaccio fino al volto erano le ombre dolenti, battendo i denti con il rumore che fa la cicogna. Ognuna teneva la faccia abbassata. Tra loro mostrano il freddo col battere dei denti e il dolore con il pianto dagli occhi. Dopo aver osservato alquanto intorno, mi guardai ai piedi e vidi due così vicini che avevano i capelli mescolati insieme. «Ditemi, voi che stringete così vicini i petti», dissi, «chi siete?» E quelli alzarono la testa. E dopo che ebbero levato lo sguardo verso di me, i loro occhi, che erano prima pregni di pianto, versarono lacrime fino alle labbra, e il gelo le fece ghiacciare dentro gli occhi e li accecò. Una spranga di ferro non serrò mai così forte un pezzo di legno con un altro, per cui essi, come due montoni, cozzarono l'uno contro l'altro, tanta fu l'ira che li vinse. E uno, che aveva perso entrambe le orecchie per il freddo, continuando a tenere il viso basso, disse: «Perché ci guardi tanto intensamente? Se vuoi sapere chi sono questi due, sappi che la valle dalla quale scende il fiume Bisenzio appartenne al loro padre Alberto e a loro. Sono figli di una stessa madre, e per tutta la Caina potrai cercare e non troverai un'anima più meritevole di essere confitta nel ghiaccio. Non Mordret, a cui fu trafitto il petto e l'ombra da un solo colpo per mano di Artù. Non Focaccia, non questi che mi impedisce la vista con la sua testa, così che non riesco a vedere oltre, ed ebbe nome Sassolo Mascheroni. Se sei toscano, sai bene ormai chi fu. E perché tu non mi faccia parlare oltre, sappi che io fui Camicione dei Pazzi, e aspetto che Carlino mi faccia apparire meno colpevole». Poi vidi mille visi resi lividi per il freddo, per cui mi viene un brivido e mi verrà sempre al pensiero delle acque ghiacciate. E mentre andavamo verso il centro, nel quale converge ogni peso, e io tremavo nell'eterno gelo, non so se fu per mia volontà o per destino o per caso, ma camminando tra le teste, colpii forte col piede il viso di una. Piangendo mi gridò: «Perché mi pesti? Se tu non vieni ad accrescere la punizione di Montaperti, perché mi tormenti?» E io: «Maestro mio, ora aspettami qui, affinché mi sciolga da un dubbio riguardo a costui. Poi mi farai fretta quanto vorrai». Virgilio si fermò, e io dissi a colui che imprecava ancora duramente: «Chi sei tu che mi rimproveri così?» «Ma chi sei tu», rispose, «che vai per l'Antenora, colpendomi le guance così che se io fossi vivo sarebbe ingiuria troppo grave?» «Io sono vivo,
fu la mia risposta, e ti può essere gradito, se desideri la fama, che io metta il tuo nome tra i miei versi. Ed egli: desidero il contrario. Levati da qui e non mi dar più fastidio, perché valgono poco le tue lusinghe in questo basso inferno. Allora lo presi per la collottola e dissi: dovrai dirmi il tuo nome, altrimenti non ti rimarrà nemmeno un capello. Per cui egli: per quanto tu mi strappi i capelli, né ti dirò chi sono, né te lo mostrerò, anche se mi cadi sul capo 1000 volte. Io avevo già avvolti i capelli in mano e gliene avevo strappati più di una ciocca, mentre egli la trava con gli occhi rivolti in basso, quando un altro gridò: che hai, bocca? Non ti basta battere i denti e ti metti anche a latrare? Che diavolo hai? Ormai, dissi, non desidero più che parli, malvagio traditore. Per la tua infamia io porterò notizie vere sul tuo conto. Vai via, rispose, e racconta ciò che vuoi, ma non tacere se tu potrai uscire da qua dentro di quello che ora ebbe la lingua così pronta a parlare. Egli piange qui il denaro ricevuto dai francesi. Potrai dire: io vidi Buoso da Duera, là dove i peccatori stanno al fresco. Se ti venisse chiesto chi altri c'era, tu hai vicino quello dei Beccheria, al quale Firenze tagliò il collo. Credo che sia più in là Gianni dei Soldanieri, con Gano di Maganza e Tebaldello, che aprì le porte di Faenza di notte. Noi c'eravamo già allontanati da lui, quando vidi 2 dannati ghiacciati in una buca, in modo che la testa di uno faceva da cappello all'altro. E come si mangia il pane per la fame, così quello di sopra conficcava i denti nell'altro, là dove il cervello si congiunge con il midollo spinale. Non diversamente Tideo rose il capo a Menalippo per odio, da come quel dannato rodeva il teschio e il cervello. O tu che con un atto così bestiale mostri odio verso colui che mangi, dimmi il perché, dissi, a questo patto, che se tu giustamente ti duoli di lui, sapendo chi voi siete e la sua colpa, nel mondo io ti possa ricompensare, se la mia parola non perirà.